Ecco una prima buona notizia, i ristoranti tornano a riempirsi, ma le discoteche partono con l'handicap, riaprono solo 1000 su 3000. Basta Green Pass, lo chiedono le associazioni di categoria, ecco poi un'iniziativa degna di nota, io ci vado. E concludiamo con i ristoranti giusti per la festa del giorno, San Valentino. Bentrovati su Horeca Channel Italia, buon inizio di settimana, abbiamo già ascoltato nel sommario le notizie che abbiamo scelto per voi oggi e ora andiamo nel dettaglio. Con la curva dei contagi finalmente in calo, unita alla voglia degli italiani di fuori casa, i locali Horeca tornano nuovamente a riempire i tavoli, quasi ai livelli pre-Covid. Oggi San Valentino, dai comunicati stampa che abbiamo intercettato, si prevede per i locali italiani il pienone come ai bei tempi. Le altre buone notizie riguardano le prenotazioni per le festività pasquali che cominciano a fioccare finalmente. Aperte anche le discoteche dopo praticamente 2 anni di fermo, ma c'è poco da ballare e festeggiare. Hanno infatti riaperto solo un migliaio degli oltre 3.000 locali che operavano in Italia pre-pandemia. Fra coloro che non hanno riaperto vi è una metà che ha chiuso per sempre, mentre l'altra metà, a corto di risorse dopo 2 anni di fermo, stenta a ripartire, vista la difficoltà di assumere personale e a rifornire i bar. Visto il calo dei contagi, le associazioni di categoria chiedono di tornare quanto prima a una piena normalità, pianificando un percorso per il superamento delle restrizioni, compreso il controllo dei Green Pass. Secondo FIPE, ogni giorno i gestori dei locali sono costretti a controllare almeno 20 milioni di Green Pass, un'attività a tappeto che ha evidenti implicazioni organizzative e che oggi, con 51 milioni di italiani vaccinati o guariti, deve essere ripensata. Si prevede una Pasqua a tutto turismo e fra le diverse iniziative segnaliamo Io ci vado, la campagna di raccolta fondi che punta a mappare strutture ricettive che garantiscono piena accessibilità a persone con disabilità motoria, cognitiva o sensoriale. In Italia sono oltre 3 milioni. Secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale per il Turismo, prima del Covid, il 47% dei viaggiatori con necessità di accessibilità lamentava la mancanza di informazioni sul luogo di destinazione e il 37% la non accuratezza delle stesse. Obiettivo di Io ci vado è la mappatura di almeno 1500 strutture giuste per i diversamente abili in diverse località di interesse turistico culturale e in varie zone d'Italia. Un San Valentino senza cena romantica non è un vero San Valentino. Sono tanti i ristoranti romantici nel nostro paese, ma questi tre sono speciali davvero. Numero 3. Al primo piano del Motel Ombroso di Milano, il ristorante omonimo riserva una sala per due, da prenotare e pagare ad ore, con tanto di cameriere dedicato. Numero 2. Nella Verona shakespeariana troviamo il ristorante Maffei. Al tavolo Romeo e Giulietta si può godere una cena per due, sorseggiando un calice frizzante fra antiche rovine romane. Numero 1. Il locale più romantico in assoluto, però, si trova a Rieti e si chiama Solo per Due. È un posto da Guinness perché è il locale più piccolo del mondo, con un solo tavolo e tutto lo staff a disposizione. Un regalo più bello di un diamante. Allora, il personaggio che ci accompagna questa settimana è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, Italo Calvino, una penna meravigliosa, una mente fervida, un genio. Ecco, lui scrive: «Per me ciò che conta nel mondo non sono le uniformità, ma le differenze». Lui era attratto dalle differenze perché nelle differenze c'è sempre quel pizzico di valore aggiunto in più che può renderci unici e che ci distingue. Ecco, dovete sapere che anche ai vostri clienti piacciono più le differenze e meno le noiose uniformità. A domani!